su Fano TV era prevista una trasmissione dedicata ad un'iniziativa che come Forza Italia abbiamo portato avanti qui a Fano venerdì 9. E ovviamente in quell'occasione non potevamo immaginare che il nostro presidente Silvio Berlusconi da lì alle ore successive sarebbe venuto a mancare. La trasmissione rimarrà intera perché è giusto che Forza Italia continui la sua attività e continuerà questa sua attività con ancora più motivazione di prima. Io però non posso non fare un ricordo qui su questa emittente sul mio legame e la stima che ho sempre avuto e ho tuttora e avrò per sempre per il presidente Silvio Berlusconi. Una persona che ha dato all'Italia tantissimo da imprenditore, da uomo e da politico. E come ogni politico può essere stato certamente contestato da una parte, ma io credo che mai prima di Silvio Berlusconi ci sia stato qualcuno sul quale si è imbattuta con tanto accanimento una cattiveria da parte di una parte politica e soprattutto da parte di una magistratura. Non è possibile che una persona che è chiamata a governare dal voto democratico di tanti cittadini sia costretto per ben due volte ad interrompere il suo percorso a causa sempre comunque di avvisi di garanzia e di situazioni legate all'accanimento giudiziario, che poi del resto sono anche andate tutte negli anni successivi a cadere perché erano immotivate. Ma su questo io voglio fare solo un esempio. Silvio Berlusconi era presidente da pochissimi mesi, la prima volta. Organizzarono e si organizzò in Italia il G7 a Napoli, la famosa stretta di mano tra Bush e Putin, che molti si ricorderanno anche come immagine. Quindi un'Italia in quel momento forte, protagonista, che aveva voce in capitolo su cose fondamentali per lo sviluppo a livello mondiale. Bene, durò 3 giorni quell'incontro. In quei 3 giorni gli arrivò l'avviso di garanzia, in modo che ne fece parlare tutto il mondo. L'Italia perse la faccia davanti a tutto il mondo. Allora io voglio dire, ma quell'avviso di garanzia, seppur motivato, non poteva arrivare 3 giorni dopo? Non si può dire che non sia stato strumentale quel passo, e così come quello altre decine, fino a che addirittura si è estromessa questa persona dal Senato della Repubblica, per poi rientrarci con tutti gli onori proprio ultimamente. Allora questa persona ha subito tanto e non ha potuto dare al nostro paese quello che avrebbe dato se non fosse stato così perseguitato. E solo per questo ha per me una grande stima, oltre che per tutte le sue capacità, ma basterebbe solo questo per dargli tutta la mia grande stima. Quindi un abbraccione a tutta la sua famiglia, ai suoi figli, a tutti gli amici di Forza Italia, a tutti quei cittadini che, con le mie stesse convinzioni, continueranno a stare vicini a Forza Italia anche in futuro. Ben ritrovati cari amici telespettatori di Fano TV, oggi siamo nel bellissimo Palazzo Martinozzi di Fano, dove tra qualche minuto inizierà il convegno di Forza Italia intitolato Il ruolo di Forza Italia in Regione Marche. Il gruppo regionale farà il punto dell'attività svolta insieme al governo regionale. Andiamo a scoprire qual è il bilancio di metà mandato. Margherita, complimenti per il nuovo incarico. E quanto sono importanti gli enti locali e quanto è importante avere una persona di riferimento che si occupi di loro? Io devo dire la verità, non è il primo incarico che ho in Forza Italia. Sono iscritta a Forza Italia dal 1998, ho avuto diversi ruoli amministrativi anche all'interno del partito e ora l'onorevole Battistoni, che è il commissario regionale di Forza Italia, mi ha conferito questo incarico. È molto importante perché siamo in fase di riorganizzazione del partito e in fase di riorganizzazione in vista delle prossime elezioni amministrative 2024, quando avremo il 90% dei comuni della nostra provincia coinvolti nelle elezioni amministrative europee e provinciali.
probabilmente anche provinciali, perché se la legge che è in elaborazione in Parlamento verrà approvata, probabilmente contemporaneamente alle europee e alle amministrative ci saranno anche le elezioni provinciali. 2 anni e mezzo sono abbastanza sufficienti per un bilancio? Direi proprio di sì. Il lavoro è stato tanto dall'assessore regionale Aguzzi ed è il punto di riferimento di Forza Italia all'interno della Giunta, ma di tutta la comunità marchigiana. E l'importanza anche delle 12 deleghe che gli sono state conferite all'assessore, deleghe anche importanti quali l'urbanistica, l'ambiente, il lavoro, la formazione, la protezione civile, adesso ne elenco solo alcune, che gli hanno permesso di risolvere tanti problemi dei nostri cittadini marchigiani e anche, oltre che marchigiani, anche della nostra provincia, e aiutare quindi le nostre comunità. È importante questo ruolo, che è un ruolo centrale di Forza Italia, come lo ha a livello nazionale, lo ha anche a livello locale. Il titolo del convegno, il ruolo di Forza Italia in Regione Marche. Sì, è un tema che abbiamo chiesto di affrontare, ci sono stati già vari incontri in giro anche nella provincia, però era giusto e doveroso farlo anche qui a Fano, perché l'assessore principale, diciamo, di quella che riguarda la protezione civile, riguardo a deleghe molto delicate come la formazione lavoro, come tante altre deleghe che hanno, soprattutto sul ruolo dell'ambiente, dei fiumi, dei fossi, abbiamo visto ultimamente tutto quello che sta succedendo, quindi è una delega molto importante. Quindi abbiamo il piacere che la città sappia a che punto sono i lavori. Forza Italia è concreta, cioè è vicino alla gente, non è un partito che dal diktat uno comanda gli altri e gli altri devono eseguire. Noi siamo abbastanza concreti e quindi dobbiamo in qualche modo intercettare quelle che sono le esigenze, come stiamo facendo in vari campi, delle persone. È un altro intervento che favorirà qualche centinaio di famiglie che non potevano ampliare o non potevano ristrutturare la propria casa con i vari incentivi del bonus sisma e tutti gli altri incentivi, in quanto erano zone vincolate. Dietro nostra assistenza, anche con l'assessore, in 8 mesi la Regione Marche è riuscita in tutta la regione, ma questo non per effetto speculativo, ma per dare la possibilità alle persone che volevano magari fare un balcone e non lo potevano fare perché lì non si poteva fare, oppure volevano fare un garage, oppure volevano fare una sanatoria perché non era prevista, e qualcuno non può neanche cedere questi immobili perché hanno delle cose, hanno delle defezioni interne, perché nel tempo da noi in Italia è così, no? Chi fa quello, chi fa quell'altro, senza permessi, senza niente, e sta lavorando bene. Ecco, anche sulle infrastrutture. Sulle infrastrutture abbiamo visto che già hanno sbloccato il casellino di Fenile, che è molto importante, mentre questa amministrazione vuole che si continui a insistere per fare la strada di Gimar, la strada, la variante, il completamento della bretella. Queste sono tutte cose che poi, oltre a questo, c'è il casellino, cioè l'uscita di Calcinelli, quindi via dei Laghi, Colle Metauro. E così via, quindi ci sono tante altre cose, compreso l'ultimo annuncio che dell'ospedale di Fano, del nuovo padiglione dell'ospedale di Fano. Tanti obiettivi raggiunti, ma tanti altri ancora da fare. Sì, infatti questa sera abbiamo la possibilità di far conoscere, no, la centralità di Forza Italia, no, e di tutto quello che in questi 2 anni e mezzo, anche grazie, soprattutto grazie all'assessore Stefano Aguzzi, sono state fatte, no, praticamente tante cose, si sono raggiunti tanti buoni risultati qui a Fano. È da alcuni mesi che noi coordinatori di Forza Italia stiamo lavorando insieme agli altri partiti per individuare, no, un candidato sindaco che ci porti a vincere le prossime elezioni, no, amministrative a Fano, che si terranno il prossimo anno.
e consideriamo che dobbiamo lavorare praticamente, no, tutti uniti, perché solo uniti si può vincere, e anche per cercare, insomma, insieme naturalmente di individuare il candidato sindaco che meglio rappresenta tutte le forze politiche, no, di destra, che in ogni modo abbia comunque quei requisiti necessari per poi svolgere il ruolo di candidato sindaco. Ci auspichiamo che tutto questo, insomma, ecco, vi terremo anche aggiornati e informati, no, di quelli che poi saranno gli sviluppi dei prossimi incontri che si terranno a breve proprio per le prossime amministrative. La sua presenza qui in questo convegno questa sera? La presenza del gruppo Rinasci Marche, che ho l'onore di presiedere all'interno del Consiglio regionale, ha visto il 15 dicembre una federazione portata avanti con Forza Italia nella città di Civitanova, sede regionale di Forza Italia, dove alla presenza del Vice Premier, Ministro degli Esteri e Presidente di Forza Italia Antonio Tajani, abbiamo sottoscritto come Rinasci Marche una federazione con Forza Italia alla presenza dell'assessore Aguzzi. Ha visto Ancona andare al voto e ha visto Rinasci Ancona, una costola di Rinasci Marche creata come lista civica a sostegno di Daniele Silvetti. Rinasci Ancona ha fatto l'ago della bilancia sul comune di Ancona, ha portato Daniele Silvetti alla vittoria. Siamo orgogliosi oggi di essere qui perché con l'assessore Aguzzi abbiamo sempre lavorato in maniera molto serena, molto produttiva, molto costruttiva. Uno degli ultimi risultati è la passerella che è stata fatta sul fiume Misa a sostegno di una parte della città che era stata isolata per il crollo del fiume, per il crollo del ponte Garibaldi nel fiume Misa. Il 15 settembre e il 16 settembre sono state due giornate drammatiche che hanno visto immediatamente nei giorni successivi il lavoro della giunta regionale, il lavoro della nostra commissione, un lavoro concreto, un lavoro produttivo che ha avuto anche la soddisfazione di avere tanti riconoscimenti semplici, da persone semplici, da persone del territorio che hanno visto un'azione immediata, un'azione concreta. Un fanese che conquista la città di Ancona. Beh sì, è stata una bella gara. Abbiamo quest'anno fatto una operazione straordinaria perché abbiamo dato una possibilità a 32 persone civiche, perché noi abbiamo fatto una lista civica con il nome Rinasci Ancona, di entrare sul territorio e di portare delle persone proprio della società civile che conoscevano bene il territorio e che avrebbero comunque apportato tutte quelle che possono essere le loro competenze. Abbiamo fatto l'ago della bilancia perché con 1171 voti abbiamo traghettato il sindaco Silvetti a poter fare il sindaco. La lista civica e solidale, quindi nel nostro nome c'è civismo, quindi persone che naturalmente vengono dal basso, che hanno da parte nostra tutta la considerazione che meritano, solidali, perché noi siamo solidali, quindi persone che naturalmente si spendono per gli altri, ed è questo quello che noi vogliamo portare sia nella città di Ancona sia nella regione, ma io devo dire anche a Fano. Assessore, il titolo di questo convegno è il ruolo di Forza Italia in Regione Marche. Qual è il ruolo, se almeno ce n'è uno o più di uno? Beh, io ho parlato molto di un ruolo di equilibrio. Forza Italia è un partito, diciamo, che ha una grande importanza, ma non è uno dei partiti più grandi, diciamo così, percentualmente della Regione Marche. Noi siamo in questa maggioranza dove oggi c'è un partito di Fratelli d'Italia molto forte. Tre anni fa, quando si è votato, invece il partito molto forte all'epoca era la Lega. Di conseguenza ci sono questi due partiti, Lega e Fratelli d'Italia, che hanno un numero di consiglieri considerevole, esprimono anche il presidente della regione, l'amico Francesco Acquaroli, capacissimo presidente.
Forza Italia ha solo due consiglieri e io come assessore, quindi a paragone, diciamo così, degli altri partiti siamo un partito più piccolo, però siamo un partito che proprio in virtù di questo riusciamo spesso a essere un po' da moderatori anche nella discussione all'interno dell'amministrazione regionale e soprattutto siamo un partito che pensa non tanto e solo ad un mostrarsi all'esterno, ma ad operare, a lavorare, a portare avanti la progettualità. Forza Italia è un partito molto concreto, un partito che è composto spesso, come nel mio caso, da amministratori locali. Io ho fatto il sindaco per 14 anni in due comuni diversi, conseguentemente c'è una certa esperienza. Questa esperienza la portiamo nel governo della Regione Marche, quindi un ruolo di equilibrio, un ruolo di moderazione, un ruolo di volontà forte di produrre cose più che un'immagine, ma di produrre cose. Tante deleghe a lei conferite, e tra cui quella del lavoro. Come si spiega questa antitesi di mancanza di lavoro e tra offerta e richiesta? Come la vuole risolvere? Il punto è questo: oggi ci sono tante imprese che hanno bisogno di forza lavoro e tante persone che, iscritte al centro per l'impiego, cercano lavoro e hanno difficoltà a trovarlo. Qual è l'anello che manca? Il punto è che tante persone che cercano lavoro non hanno quella preparazione e predisposizione che invece servono magari alle imprese. Oppure, rovesciando la cosa, le imprese hanno bisogno di determinati tipi di lavoratori che hanno una determinata esperienza che magari invece non si trovano nel mercato di chi il lavoro lo ricerca. Allora noi abbiamo fatto un lavoro di ricerca attraverso le associazioni di categoria, le imprese stesse, i sindacati, i territori di tutte le nostre 5 province delle Marche per capire cosa serve di più alle imprese, che tipo di forza lavoro gli occorre mettere in campo, ed forte di questa conoscenza a questo punto mettiamo in campo dei corsi di formazione proprio mirati a creare quelle figure, quelle professionalità che servono alle nostre imprese, e stiamo mettendo diciamo così, dei bandi attraverso i nostri uffici dove persone possono partecipare a questi corsi di formazione che si chiamano ad occupazione garantita, cioè alla fine del percorso di formazione, in accordo con le imprese che hanno bisogno di quei lavoratori, almeno il 50% di chi frequenta quei corsi poi deve essere assunto direttamente dalle imprese. Questa è una bella novità, una bella intuizione che abbiamo portato avanti come Regione Marche, come assessorato alla formazione professionale. Assessore, giorni fa si è venuto un incontro tra governo, Regione Marche, Toscana e Emilia Romagna. Quali sono gli interventi messi in atto per il discorso ambiente e disastro ambientale? Quell'incontro di pochi giorni fa è stato calibrato sulle esigenze dell'ultima alluvione, quella di poche settimane fa, non quella, diciamo così, purtroppo molto più dannosa che è successa il 15 settembre dello scorso anno. Comunque questo tavolo ha prodotto intanto, e ringrazio il governo Meloni, diciamo un rapporto di confronto continuo, tant'è che credo ci sarà una nuova riunione già il prossimo mercoledì. Quindi il governo ha voluto incontrare i presidenti della regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le più toccate da queste ultime alluvioni, purtroppo l'Emilia-Romagna più di tutta, alla quale va tutta la mia solidarietà alla vicina Romagna. E il governo ha garantito intanto uno stato di emergenza riconosciuto già anche per molti comuni marchigiani, ma è uno stato di emergenza che noi abbiamo chiesto che venga ampliato anche ad altri comuni. Quindi il governo si è preso questo impegno, approfondirà meglio le nostre richieste di ampliamento di stato di emergenza e di intercettare il maggior numero di fondi possibili per risanare i danni che sono stati portati, diciamo, a causa di questo maltempo, che abbiamo avuto a causa di questo maltempo, e stiamo portando avanti appunto questo tipo di iniziativa. Secondo me c'è una grande attenzione da parte del governo nazionale, che lo ha già dimostrato anche dopo l'alluvione dello scorso 15 settembre dello scorso anno, riconoscendo alle zone alluvionate della provincia di Ancona e anche della provincia di Pesaro 400 milioni diciamo a ristoro dei danni che stiamo in qualche modo affrontando, elargendo, e alle ditte che hanno, diciamo, portato avanti i lavori di somma urgenza nell'immediatezza per mettere in sicurezza il territorio, ma anche a favore delle famiglie alluvionate, e cercheremo a poco a poco di andare incontro anche a chi è che ha perso invece attività lavorative ed imprenditoriali. 2 anni e mezzo sono abbastanza necessari per fare un bilancio, qual è? Un bilancio
assolutamente di sufficienza. Io non voglio, diciamo così, vendere per forza risultati eclatanti, però noi siamo entrati 2 anni e mezzo fa al governo di una regione che non avevamo governato mai, quindi le nostre forze di governo non avevano mai partecipato al governo di questa regione, ed è sempre difficile innestarsi in un percorso che non lo hai portato avanti fino a quel momento. Inoltre siamo entrati nel governo della regione Marche ad ottobre del 2020, quando è proprio stata dichiarata a livello mondiale la pandemia, e il primo anno e mezzo lo abbiamo passato nel mezzo della pandemia, cercando di dare le risposte necessarie alla sanità, al Covid, i tamponi, i pronti soccorsi, le ambulanze, i vaccini. Siamo stati un anno e mezzo dietro a questa situazione e devo dire che come Marche l'abbiamo affrontato anche abbastanza bene. Passato questo anno e mezzo iniziale, passata questa brutta emergenza Covid, oggi ci stiamo, diciamo così, concentrando su tutta un'altra serie di situazioni: la sanità, l'edilizia ospedaliera, il nuovo piano sanitario, io sto portando avanti la nuova legge urbanistica regionale vecchia di 31 anni, stiamo affrontando il piano regionale dei rifiuti, stiamo affrontando anche le tante emergenze che ci sono sui nostri territori, come l'erosione della costa, le frane che nell'entroterra vengono purtroppo sempre più spesso, a causa di questo maltempo, sempre più repentino, sempre più improvviso, come abbiamo visto anche nei giorni scorsi. Ecco, stiamo lavorando su cose molto importanti che sono lì da tanti anni. Ecco, come dire, questa regione è stata un po' dormiente in questi ultimi 20 anni. Potevamo fare molto meglio come Marche e come marchigiani in questi 20 anni. Noi cerchiamo di recuperare il tempo perduto e lo stiamo già facendo in questo poco tempo nel quale stiamo governando questa regione. Cosa si augura nei prossimi mesi della legislatura? Beh, di continuare a lavorare con questo spirito unitario che abbiamo come giunta regionale, un rapporto con il nostro presidente Francesco Quaroli, che è un'ottima persona, è un ottimo presidente, che ha quella umiltà di ascoltare le persone e di lavorare insieme alle persone. Questo viene compreso dai marchigiani, tant'è che è molto stimato dai marchigiani il nostro presidente. Continuare a lavorare con questo spirito, e posso dirlo da assessore alla protezione civile, sperando in qualche acquazzone in meno, perché qui davvero ogni giorno c'è una bomba d'acqua da qualche parte e in qualche modo poi si deve sempre correre ai ripari. Cerchiamo di fare prevenzione, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile, cerchiamo di lavorare per evitare che queste cose succedano ancora anche in futuro. Grazie assessore, le auguro un buon lavoro. Grazie a tutti quanti voi e un saluto a tutti gli ascoltatori che poi vedranno questa immagine. Grazie a tutti quanti. Si è appena concluso il convegno di Forza Italia, il ruolo di Forza Italia in Regione Marche. Da Palazzo Martinozzi è tutto, buon proseguimento con i programmi di Fano TV.